Buonasera e benvenuti nella mostra collettiva internazionale Art Crossways in Bruxelles. Abbiamo scelto questa volta per questa esibizione il Belgio perché prima di tutto dovevamo inaugurare la galleria di Alma Gallery dell'artista e coach commerciale per artisti anche a Codrea, e poi anche perché il Belgio è uno stato molto particolare, uno stato piccolo del nord Europa, che però ha lasciato un segno profondo nella storia dell'arte, perché alcune correnti sono proprio nate qua. Invece molti grandi maestri di altri movimenti che hanno segnato il corso del Novecento, per esempio, sono di questa nazionalità. Perché tra l'altro il Belgio è particolare in quanto, essendo piccolo, le sue località principali sono tutte molto vicine, e questo ha dato modo agli artisti nati qua di scegliere il luogo più, come dire, più affine alle proprie corde, perché oltre a Bruxelles, che è la capitale, quindi differentemente dalle altre nazioni europee dove le capitali erano il centro nevralgico dell'arte, di tutta la vivacità culturale, in realtà in Belgio, oltre a Bruxelles, la capitale, c'è stata molta vivacità artistica anche nelle Fiandre, ad Anversa, a Bruges, per esempio, proprio perché la vicinanza alla capitale non impediva agli artisti di vivere anche, come dire, di vivere facilmente il contatto con gli altri artisti, il confronto con gli altri artisti, pur mantenendo il proprio luogo operativo lontano dalla capitale. Fu proprio nelle Fiandre che tra il XV e il XVII secolo nacque uno dei movimenti più importanti di quell'epoca, che è l'arte fiamminga, che ebbe come padre e fondatore Jan van Eyck. Quindi un importante segno, no? Nella cultura internazionale. Ma e comunque poco dopo Pieter Paul Rubens, che fu considerato come un anticipatore del barocco, ebbe i suoi natali, non i suoi natali furono in Germania, ma poi lui decise di trasferirsi ad Anversa per trovare il suo mondo creativo qua. E poi anche il Peter Bruegel, che fu il primo di una dinastia di pittori, operarono tra Anversa e Bruges, quindi trovarono in questi posti la loro maggiore ispirazione. Poi c'è stata anche un'incursione, forte incursione nell'Art Nouveau, nel periodo tra il XIX e il XX secolo, quindi il periodo a cavallo, dal punto di vista architettonico, quando un grande architetto, Victor Horta, decorò alcune tra le più interessanti facciate della capitale di Bruxelles. Non solo, ma una piccola particolarità è stata quella che fu chiamato a eseguire una fermata della metropolitana con i suoi vetri decorati in stile proprio Art Nouveau, per incentivare le persone a prendere la metropolitana senza sentire il timore di dover viaggiare sottoterra. E più o meno nello stesso periodo, quindi parliamo degli inizi del Novecento, del XX secolo, nacque in Europa uno dei più rivoluzionari movimenti pittorici, quello che decise di osservare il mistero, il mondo dell'inconosciuto, la decontestualizzazione per indurre l'osservatore a esplorare il concetto. Parlo ovviamente del surrealismo, che ebbe qua in Belgio due tra i maggiori maestri, parlo di René Magritte e di Paul Delvaux, quindi grandi maestri che si ispirarono dalla metafisica di Giorgio De Chirico e tralasciarono un po' gli eccessi del fondatore, di uno dei fondatori del surrealismo, Salvador Dalì, per andare verso un approccio più meditativo, più riflessivo,
riflessivo nei confronti di tutta la realtà, anzi delle energie sottili intorno alla realtà, spesso ignorate dall'essere umano. E nel periodo contemporaneo, tutt'oggi quindi, ci sono due grandi artisti, Luke Tiemann e Panamarenko, che tengono alto il nome del Belgio, mantenendolo al centro della realtà culturale internazionale. Nella cornice di tutti questi grandi rappresentanti, di questi grandi maestri del passato come anche del presente, non si può tralasciare l'importanza anche dell'arte emergente. Perché? Perché comunque gli artisti presenti qua hanno avuto il coraggio di uscire dalle loro nazioni, quindi dalla loro zona sicura, per andare a farsi conoscere al di fuori dei loro paesi, dove magari qualcuno è anche già molto conosciuto. Però l'intento è quello di fare lo stesso percorso che hanno fatto gli altri nel passato, in tempi relativamente più brevi, perché il presente offre anche questa possibilità. E quindi è qui che entra in gioco anche Codrea, titolare della nuova Alma Gallery, che situata nel distretto residenziale di Odergheim, invitando a partecipare questi artisti provenienti da molte parti d'Europa e fuori Europa, ognuno con il proprio personale stile, che deriva non solo dalla scelta del movimento a cui aderire o a cui ispirarsi, ma anche dalle radici culturali dei paesi da dove essi provengono, e che dà la possibilità all'osservatore, al visitatore, di confrontare le differenti modalità espressive e anche assorbire diversamente il messaggio che ciascun artista nasconde dietro le proprie opere. Annabelle Ferreira, un'artista francese, esponente dell'espressionismo astratto. Andiamo a vedere Annabelle Ferreira, esponente dell'espressionismo astratto, un movimento che ha fatto epoca, perché nella metà degli anni 50 del Novecento l'espressionismo astratto ebbe un grande interesse, perché sdoganò l'emozione all'interno di opere d'arte informali. Annabelle Ferreira lo personalizza ispirandosi ai vetri colorati delle chiese, i quali vengono, come dire, frammentati a manifestare la sua emozione, perché secondo Annabelle Ferreira l'emozione va frammentata e poi ricomposta attraverso quello che è lo specchio emotivo dal quale la si guarda e la si osserva. E poi Angela Venoso, un'artista italiana che è rappresentante dell'arte informale materico, che per esprimere invece quello che è il suo mondo interiore ha bisogno di maggiore concretezza, ha bisogno della forza della materia per riuscire a comunicare con un maggiore impatto le sensazioni, e questo infatti è un'immagine forte, un'immagine emozionante, perché è ricevuta dall'osservatore proprio in virtù di quello che è l'intento emotivo dell'artista. Poi Antonella Quacchia è un'artista di origini italiane che vive in Austria, ma è un po' cittadina del mondo perché ha vissuto un po' ovunque. Lei appartiene all'astrattismo lirico, a un astrattismo lirico che, come dire, ha un forte impatto, no? È vivace, è vivido, è quasi come se queste sue forme fossero accompagnate da una musicalità, da una musica di sottofondo che permette alle sue emozioni, perché queste sono le sue emozioni, di ballare sulla tela. Sono frammenti di emozioni quelle che racconta Antonella Quacchia. E poi ancora Benoît Drouard,
Benoît Douard è un esponente dell'art singulier. Lui, come dire, utilizza icone e simboli primitivi, primordiali, per rappresentare una realtà. I protagonisti, quindi delle leggende, delle superstizioni anche del passato, diventano attori principali delle sue opere, che hanno questa atmosfera un po' gotica, tendente, cioè, diciamo che tendente sì a suscitare nell'osservatore delle domande, no? delle interazioni con una realtà che comunque in qualche modo appartiene all'uomo, proprio perché è primordiale. E poi Enrico Tubertini è un pop digital artist italiano, la cui mission è quella di far esplodere i colori, no? In stile pop art, attraverso queste sue forme colorate che si trasformano nel suo pennello, diventano colori, appunto forme che lui magari fotografa in giro per la città quando va a visitare le città, o fanno parte di un dettaglio. Lui le amplia fino a farle diventare, trasformandole ovviamente, delle forme colorate da utilizzare all'interno o dei suoi ritratti, definiti personografie, oppure degli oggetti usati per le trasmutografie o i frammenti di immagine che poi vanno a comporre una nuova opera. E poi ancora Franca Fabrizio è un'artista italiana che appartiene all'espressionismo, il cui mondo è un mondo immaginario, un mondo fantastico, un mondo spontaneo, attraverso il quale lei, come dire, descrive o amplia le possibilità della realtà, no? Delle possibilità interattive infinite proprio in virtù della fantasia, i cui soggetti sono barche, sono cavalli, quindi entra in un mondo immaginario della fantasia che può diventare possibile grazie all'arte. E poi ancora François Bianchi è un artista che appartiene sia all'informale, quindi all'espressionismo, ma anche al materico, all'arte grafica. Ecco, lui rappresenta l'esplorazione di tutti quei meccanismi all'interno dei quali l'uomo contemporaneo si mette, quei labirinti, quegli schemi dai quali fa fatica a uscire e di cui spesso è inconsapevole. Lui, attraverso le sue opere, che siano grafiche, che siano espressionista astratte, che siano informali materiche, lui le fa emergere per indurre l'osservatore a riflettere su questi meccanismi. E poi Giancarlo Mariniello è un artista italiano la cui produzione artistica si concentra sul tema del tempo, il tempo perduto, il tempo non utilizzato, il tempo rimpianto, proprio perché facendo emergere, no, queste varie sfaccettature, lui desidera suggerire quasi all'essere umano, all'osservatore, di non lasciare, cioè di vivere le cose, gli eventi e gli accadimenti nel momento in cui si presentano, e non dover poi trovarsi a rimpiangere qualcosa che è stato lasciato andare. E poi ancora Luigi Bevacqua è un esponente dell'astrattismo geometrico, è uno dei maggiori rappresentanti dell'astrattismo geometrico attuale, la cui geometricità, come potete vedere, non è completamente rigida, no? Sembra quasi, grazie a un
segno particolare creato, ideato da lui, sembra quasi che tutto sia in movimento, sembra quasi rifarsi a quell'instabilità del vivere contemporaneo, fatta di incertezza, di fragilità, fatta di momenti e di incapacità a volte di restare in piedi a causa degli eventi che si susseguono. Eppure, secondo quanto racconta Luigi Bevacqua, la possibilità di restare in piedi comunque c'è sempre. E, caratteristica sono i suoi sfondi in colori molto intensi, definiti, non primari, perché non sono colori primari, ma sono delle variazioni ai colori primari e sono molto, molto come dire, di forte impatto. E poi c'è Luke Osaro, un artista nigeriano, uno scultore nigeriano che opera con il bronzo, riuscendo a dare un aspetto umano a questi suoi volti e che racconta un mondo diverso da quello occidentale, no? Il mondo africano, quello in cui tutto è più semplice, tutto è più spirituale, dove le radici sono importanti tanto quanto il vivere comune. Quindi lui rende protagoniste persone comuni, inducendo l'osservatore a desiderare di scoprire di più di questo mondo affascinante che si conosce sempre troppo poco. E, poi Melinda Barbanietz, anche lei rappresentante della graphic art, ammorbidita però con i pastelli. Lei racconta di una realtà delicata, di una realtà soffice, che pur avendo curve, quindi come dire vicissitudini, ha però la possibilità di essere vissuto in un modo più leggero, il che non significa superficiale, ma solo leggero, alleggerendo gli eventi, guardandoli per come sono, quindi qualcosa di esterno che non identifica poi la persona a cui accadono e che ha attraverso un approccio migliore, più aperto e più possibilista, possono modificarsi. E infine la titolare della galleria, nonché artista e anche coach per artisti, quindi insegna gli artisti a essere imprenditori di se stessi, Anca Codrea, che spazia nel suo stile sulla base di ciò, dell'emozione del momento, di cosa desidera rappresentare, di qual è la sua sensazione del momento, e quindi passa dall'espressionismo all'astrattismo al neopop, come in questo caso, come in quest'opera in cui Mickey Mouse è il protagonista. Quindi più pop di Mickey Mouse non penso che esista. Quindi una molteplicità di stili, un caleidoscopio di colori che accoglieranno i visitatori della galleria fino al 22, comunque lo vedrete sulla locandina perché c'è scritto, e quindi le persone avranno la possibilità di visitare questa mostra e di venire a vedere i bellissimi colori che appartengono agli artisti presenti in questa mostra. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima mostra a Natale, l'8 dicembre, alla Galleria Il Leone, e un abbraccio a tutti.